Questo tutorial vi spiegherà come e dove richiederlo, qual è la documentazione da allegare alla domanda, la procedura per il rilascio del passaporto elettronico, il servizio Agenda Passaporto, cosa serve per viaggiare fuori dall'Europa, le scadenze e l'ESTA, la speciale autorizzazione per entrare negli Stati Uniti senza il visto. Quando si pianifica un viaggio all'estero, è bene verificare quale tipo di documento occorre. In aeroporto, tra coda check-in e all'imbarco, è spiacevole realizzare di non essere a posto con i documenti. Fermiamoci un attimo allora e vediamo passo per passo cosa serve per viaggiare fuori dall'Italia. Tutte le informazioni sui documenti necessari possono essere reperite sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it e su www.viaggiaresicuri.it, lo spazio web curato dal Ministero degli Affari Esteri, che contiene informazioni aggiornate sul paese che si intende visitare e sul titolo di viaggio necessario. I documenti validi per l'espatrio per tutti i cittadini italiani, maggiorenni o minorenni, sono il passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio, per non essere valida deve avere il timbro non valida per l'espatrio, o un qualsiasi titolo riconosciuto dal paese di destinazione. Per richiedere la carta d'identità bisogna recarsi in un comune o municipio. Se non è quello di residenza, ci vorrà il nulla osta da parte del comune di residenza. Il passaporto viene rilasciato ai cittadini italiani dall'ufficio passaporti della questura o commissariato, ma la domanda si può presentare anche negli uffici dei carabinieri o al comune, salvo poi doversi recare presso gli uffici di polizia per le impronte. Chi vuole richiedere il passaporto in una città diversa da quella di residenza ha bisogno del nulla osta della questura di residenza. Con il servizio online Agenda Passaporto è possibile scegliere data, orario e ufficio per consegnare senza attese la documentazione. Se per la grande richiesta non ci sono dati disponibili, potete recarvi con la documentazione in questura o in commissariato. Il passaporto per i maggiorenni ha una validità di 10 anni. Alla scadenza non si rinnova, ma se ne deve richiedere uno nuovo. Per i minorenni, invece, la durata varia dai 3 ai 5 anni, a seconda dell'età. Collegandosi al sito della Polizia di Stato è possibile stampare il modulo per maggiorenni o minorenni da compilare per la richiesta. Vediamo ora qual è la documentazione da allegare alla domanda per i maggiorenni. Due fototessera identiche e recenti. Le foto devono essere scattate su un fondo bianco. Gli occhi devono essere aperti e il soggetto non deve essere ripreso troppo da lontano. Non sono ammesse foto con cappelli, foulard o con occhiali con lenti scure. Sono permesse quelle con occhiali da vista, ma solo con lenti chiare. In caso stampiate da soli le vostre fototessera, si raccomanda di non utilizzare carta lucida, che crea problemi durante la scansione per i troppi riflessi. La ricevuta di pagamento di 42,50 € tramite bollettino postale, che troverete prestampato presso gli uffici postali. Contrassegno telematico per passaporto di 73,50 €. Una volta rilasciato il passaporto, non si deve più pagare nulla fino alla scadenza del documento riportata al suo interno. Al momento di presentare la domanda, bisogna avere con sé un documento firmato e in corso di validità. Se si è in possesso di documentazione in lingua straniera, è necessario che sia tradotta in italiano presso un consolato italiano. Altrimenti, è possibile recarsi presso l'ufficio stranieri di una questura in Italia e far tradurre la documentazione da un interprete ufficiale. Altre traduzioni effettuate privatamente, anche presso agenzie, sono respinte. A questo punto è necessario rilasciare le impronte digitali presso l'ufficio passaporti della questura o del commissariato. La procedura può essere effettuata anche in tempi differiti rispetto alla presentazione della domanda. Questo accade se non si consegna la documentazione all'ufficio passaporti. Viene quindi rilasciato un passaporto elettronico, cioè un libretto di 48 pagine dotato di microchip non visibile all'esterno, che contiene le impronte digitali, la foto e i dati anagrafici del titolare in forma criptata per la privacy. Un consiglio: il microchip è contenuto nella copertina e bisogna prestare attenzione alle modalità di conservazione. Consideratelo alla stregua di un bancomat, che può smagnetizzarsi o rimanere danneggiato. Se il passaporto viene smarrito, rubato o le pagine sono esaurite o non è più valido, bisogna richiedere un nuovo passaporto. In caso di smarrimento o furto, è necessario esibire la relativa denuncia. Se si richiede un nuovo passaporto per deterioramento o perché è scaduto, si deve riconsegnare il vecchio passaporto che, se precedentemente richiesto, sarà annullato e restituito con il nuovo documento. In tutti i casi è necessaria la stessa documentazione richiesta per il rilascio: le foto, il bollettino e il contrassegno telematico. In caso di cambio di residenza bisogna far aggiornare il passaporto, ma solo se a cambiare è il comune. Non è necessario invece se si cambia solo indirizzo.
Grazie a una convenzione con Poste Italiane è possibile farsi recapitare il passaporto, con un costo in più di 8,20 euro. Basta farne richiesta quando si consegnano i documenti. La spedizione si effettua solo in Italia. Per le modalità di consegna e tutti i chiarimenti, consultate il sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it. Agli italiani all'estero che devono richiedere il passaporto, consigliamo di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it, dove, tra i servizi consolari offerti, c'è anche il rilascio dei documenti per gli italiani all'estero. Controllate sempre la validità e la scadenza del vostro passaporto, poiché per l'ingresso in quasi tutti i paesi viene richiesta una validità residua di 6 mesi del titolo di viaggio. Ad esempio, se dovete recarvi in Brasile il prossimo aprile, ma avete il passaporto che scade a maggio, dovrete rifarlo, perché il Brasile è uno di quei paesi che prevede una validità residua del passaporto di almeno 6 mesi. Consultate il sito www.viaggiaresicuri.it scegliendo dal menu il paese che intendete visitare. Sempre a proposito di paesi stranieri, una menzione speciale meritano gli Stati Uniti. È possibile recarsi negli USA per turismo senza il visto, con un'autorizzazione elettronica al viaggio, la cosiddetta ESTA, di cui bisogna essere in possesso prima di salire a bordo. L'ESTA è soltanto un'autorizzazione al viaggio, ma non garantisce l'ingresso negli USA, che è comunque subordinato al parere del funzionario della dogana statunitense. Questi i requisiti. Passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e qualora rinnovato dopo i 5 anni, il rinnovo deve essere avvenuto prima di tale data. Passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. Passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006. Per usufruire del programma Visa Waiver Program, viaggio senza visto, è necessario viaggiare esclusivamente per affari e o per turismo, rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni, possedere un biglietto di ritorno. In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. La mancata partenza dagli USA entro i 90 giorni comprometterà la possibilità di usare nuovamente il programma. Tutte le informazioni sul viaggio Stati Uniti sono reperibili sul sito www.poliziadistato.it, viaggio negli USA. Infine, ma non per ultimo, ricordiamo che un genitore di uno o più figli minorenni, per richiedere il passaporto per sé, deve avere il consenso dell'altro genitore, che nell'ufficio di polizia dovrà apporre la firma sul modulo di richiesta del passaporto. Nel caso non possa essere presente, servirà l'atto d'assenso o, in casi particolari, del nulla osta del giudice tutelare. Per le modalità e altri approfondimenti, quando a viaggiare sono i minorenni, vi consigliamo di consultare il tutorial dedicato interamente al rilascio del passaporto per i minori.